Non basta certo un po' di febbre a tenermi lontana da voi. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì ragazzi, seppure un po' febbricitante, ancora un pochino, eccomi qui per il consueto video di Arte per te. Come state? Io mi sto riprendendo, come vedete sono bella pimpante, ci sono. Mi piego ma non mi spezzo. E allora, oggi sono qua per un video dedicato ad una creazione con della carta. Faremo insieme una cornice esclusivamente di carta. Questo è un progetto che ho creato per la Bobanni. Lo sapete, io ciclicamente faccio dei progetti per il loro blog e quindi userò i loro materiali. Difficilissimi da trovare in Italia, non so dirvi dove, non so dirvi come e non so dirvi neanche il perché. Ma comunque sono molto difficili da reperire in Italia, ma questo non importa, perché potrete farlo con qualunque carta, con qualunque decorazione, con qualunque abbellimento. Se io non l'avessi fatto così, l'avrei fatto con della carta pacchi e delle foglie vere ripassate con lo smalto trasparente. Bene, vi ho messo abbastanza curiosità e allora spostiamoci sul piano di lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per creare una bellissima cornice solo di carta. Sì, perché si possono fare dei bellissimi portafoto anche spendendo pochissimo. Ora, non è questo il mio caso perché userò un sacco di materiale preziosissimo della Bobanni, ma voi rubatemi l'idea e createvelo con qualunque carta riusciate a trovare. Alla Lidl della Crelando ce ne sono di bellissime. Ovviamente se poi vi piacciono particolarmente queste carte della Bobanni, vi piacciono particolarmente gli accessori, vi lascio nel box informazioni il link della Bobanni a cui potete chiedere dove trovarle in Italia. Io della Bobanni devo usare due cose per forza. La collezione autunnale Faber-Marker è una loro fustella e quindi userò anche la Big Shot. Ho deciso di usare i layered chipboard, che sono questi adesivi spessorati bellissimi, tutti glitterati con dei soggetti autunnali. Poi i chipboard normali, questi qua, che sono la stessa cosa però senza glitter. Poi delle decorazioni varie, queste le trovate anche per esempio diverse da queste ma simili, dai cinesi. Come carte, quindi la fantasia della mia cornice avrà un effetto tela e questo bellissimo blu. Poi ho preso questo perché forse ci farò qualcosa, ma non lo so. Ma ripeto, le carte sceglietele voi tra quelle che riuscite a trovare. Poi userò i Noteworthy, che sono delle carte sottili che riproducono vari soggetti. Io ho selezionato i bottoni, ce ne sono di differenti tipi. In pratica agevolano perché sono già pretagliati, ma se ve li cercate su internet, bottoni ne trovate mille miliardi. Credo che userò anche questo mini block perché ha i pattern delle carte grandi però più piccoli e userò la tela con una grana più sottile. Poi forse, non ne sono certa perché nel frattempo ho cambiato idea, userò l'alfabeto adesivo oppure userò un color brush della Pentel per scrivere a mano, ancora non lo so. Come fustella ho scelto l'etichettatrice, questa qua, e userò due misure con due carte a contrasto tra loro, poi vedrete. Poi dei colori perlati, questi si chiamano i Double Dot Bobanni Pearlescent, sono uno cioccolato e uno blu, Brilliant Blu. Vi ho insegnato come fare i colori spessorati, vi metto qua i colori gommosi, vi metto qua il link del video, basta aggiungere, se li volete perlati, basta aggiungere a quell'intruglio un ombretto perlato della tonalità desiderata. Un glimmer spray, io ho scelto il color bronze, vi ho insegnato a fare lo spray di glitter, vi metto sempre il link qui, una matita, righelli vari, forse ci occorrerà un dotter, della colla o della colla a caldo, io uso l'attaccatutto per questo progetto, cutter e lame se dovessero servire, scotch biadesivo spessorato e scotch biadesivo non spessorato, ma anche la colla va benissimo,
un paio di forbici, non si sa mai, e un pezzettino di acetato che fungerà poi da vetro della nostra cornice. Cominciamo subito. Come prima cosa decidiamo la grandezza della nostra cornice. Noi sappiamo che questo è il vetro e su questo poi dovremo aumentare un po' di un tot di centimetri, quello che vogliamo noi di spessore, la cornice, e vogliamo anche che questa stessa cornice sovrasti di mezzo centimetro per lato il nostro vetruccio, ok? Ci siamo? Quindi cominciamo subito. Come base della mia cornice, cioè su dove attaccare i pezzi, prendo un cartoncino qualunque colorato. Io non ne spreco uno della Bobbani, ne userò uno azzurro della Lidl, della Crelando. Allora, adesso mi ricavo la base su cui costruire la mia cornice. Abbiamo detto che la mia cornice è larga 10 e alta, mi pare, 14 centimetri. 15 centimetri e larga 10. E ci siamo. Voglio che il laterale sia di 4 cm più attorno sporgente e che sovrasti di mezzo centimetro il mio vetro, in modo da essere inglobato all'interno della cornice. Quindi prendo 4 cm, prendo la misura di 4 cm, aggiungo la misura di 10 cm, arrivo a 14, e prendo la misura di altri 4 cm e arrivo a 18. Ok? Sopra ho fatto così. Lateralmente invece cosa faccio? Abbiamo detto che è 15, quindi prendo 4 cm, poi 15 cm e ancora 4 cm. Faccio la stessa cosa anche dagli altri lati. Unisco questi punti e qui al centro avrò la forma della mia cornicetta. Adesso stacco mezzo centimetro da ogni lato. Quindi prendo mezzo centimetro qui, sul bordo interno, mezzo qui e congiungo 4. Ok? Perfetto. A questo punto ritaglio i bordi esterni e il cerchio e il perimetro più interno, quindi quello maggiorato di mezzo centimetro. Questo conserviamolo perché ci servirà per rifinire il retro della cornice. Questo invece sarà appunto l'anima su cui costruiremo l'intera cornice. E come vedete, il vetrino rimane assolutamente dietro. Allora, lo vedete così raggrinzato il vetro perché ha le patinine di le pellicole di protezione, ma poi verrà perfetto. Prendiamo la nostra carta azzurra e tagliatela in tante listarelle da un centimetro. Quindi adesso prendiamo la carta e segniamoci un centimetro, tantissime listarelle da un centimetro. Diciamo che faccio tutta la carta a fettine. E le mie strisce azzurre sono pronte. Facciamo la stessa cosa anche con il pattern in canapa. Ok, e anche le fascette tela sono pronte. Adesso possiamo cominciare. E dal retro, sulla parte superiore, una accanto all'altra, tutte le striscette che ci vanno. Quindi una qui. Ok, fatto questo, giriamo e pieghiamo all'ingiù tutte le striscette. Così, pieghiamole ben bene. Perfetto, e rigiriamo dall'altra parte. Anzi, prima accorciamo queste che sono un po' troppo lunghette, senza essere neanche troppo precisi, mi serve solo accorciarle un po'. E facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto su, anche giù. Quindi tiriamo bene, stendiamo bene la carta e pieghiamo. Ci conviene da prima fermare i due laterali esterni e adesso a uno li pieghiamo tutti.
Ok, alla fine avremo questo, visto? Tutta la superficie ricoperta, e sulla parte posteriore avremo questo, cioè tutte le striscioline che coprono il buco dove andrà la foto. L'ho fatto apposta perché questo è l'unico modo per avere poi striscioline speculari da una parte e dall'altra. Ora cosa faccio? Chiudo qui, prendo queste striscioline e le taglio. Quindi riapro il foro centrale, quindi sporco di colla questa parte qua, ripiego e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. E così avrò la certezza di un lavoro ordinato, perché poi queste cose di incastro, se non sono fatte ordinatamente, l'ultimo ti rimane sempre: ah, e questo dove lo metto? E così, perché poi alla fine l'ultimo non ci entra mai. E adesso dobbiamo fare la stessa identica cosa in orizzontale con le altre fascettine, quelle lì col pattern a canvas a tela. Allora, pronti? Cominciamo. Stessa identica cosa. A questo punto pieghiamo tutte le striscioline, però mentre pieghiamo cominciamo a infilare le striscioline così a zig zag, una sì e l'altra no. Ok? È un lavoro un po' lunghetto, ma poi vedrete che l'esito sarà talmente carino che ne sarà valsa la pena. E tirate. Voilà. Dopodiché mettete bene in asse. Perfetto. E chiudete. E per adesso lasciamo così, con le striscioline qui in fondo aperte, perché non si sa mai, qualche aggiustamento dobbiamo essere sempre in grado di occuparci, di poterle spostare. La seconda, io vi consiglio sempre, prima piegate, dopodiché la seconda infilatela in maniera opposta, quindi primo passaggio sotto, secondo passaggio sopra, terzo passaggio sotto, quarto passaggio sopra e via discorrendo, cioè dovrà essere contraria alla precedente. Per intenderci, la tiro così vi faccio vedere subito l'effetto che deve avere. Voilà, la sposto così, a canestrino, visto? Uno sì e uno no alla rovescia. Dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto incollare questi qua, quindi io giro e comincio a tagliarle un po' più giù della loro uscita dalla cornice. Prendo un po' di colla, sporco i margini, prima uno e poi l'altro, e piano piano li incollo tutti. A questo punto non ci rimane che attaccare qua questi, dopo averli ovviamente accorciati. E voilà, la parte frontale della nostra cornice è pronta. Carina, vero? Sì, ma non abbiamo finito qui. Bisogna continuare a lavorare, gente. Ora dobbiamo ripulire il retro, che così è proprio brutto. Allora, prendiamo la misura della nostra cornicetta, semplicemente segnandoci gli angoli, quindi centriamola bene, giriamola, prendiamo la sagoma interna e il bordo esterno da eliminare e ricaviamoci il retro della cornice. Ok, cospargo tutto questo di colla, specialmente sui margini. Adesso
prendo il mio bel vetrino che dovrà stare quindi qui, prendo della colla perché questo lo lascerò fisso, specialmente sugli angoli ma su tutto il margine, metto un velo di colla e attacco il mio acetato barra vetro, quello che ho. Questo è un plexiglass, questo è un acetato un po' spesso. Rimuovo anche la pellicola interna e la parte frontale del mio portaritratti è pronta. Ora ci rimane soltanto da rifinire il retro. Adesso dobbiamo ricavarci un rettangolo appena appena più piccolo della larghezza della cornice. Controllo che sia tutto a posto. Avendo l'oblò per la foto così stretto, io appiccicherò benissimo qui, qui, qui e lascerò libero l'ingresso per le foto. Quindi dovrò stare molto attenta su questo lato a lasciare, ecco così, dello spazio. Quindi coprirò ben bene questo, questo, questo e poi tutto il resto. Anche il retro è rifinito. Io lo metterò così il mio portafoto in verticale e adesso devo creare sia il gancetto da mettere qua che il reggicornice, perché io voglio che stia in entrambi i modi, e poi naturalmente tutte le decorazioni esterne. Io non ho gancetto, userò uno di questi bottoncini che renderò molto molto resistente con l'ausilio dello scotch, del normalissimo scotch da imballaggio, e sul davanti appiccico il mio tondino, il mio bottone. Questa sorta di plastificazione lo renderà abbastanza idoneo da reggere il peso della cornice, ma non finisco qui. Divido a metà con il bulino, così, idealmente a metà, anche se non è esattamente la metà, non importa. Metto un altro po' di scotch solo in metà e metà lo lascio libero. Con la fustellatrice, dalla parte che è plastificata sia davanti che dietro, pratico un buco. Metto un pochino di colla, giro e appongo, possibilmente al centro, così sta dritta. E il gancetto è messo. Adesso dobbiamo creare la staffa centrale. Piego 3 cm, prendo un segno a 3 cm e 3 cm e traccio la linea per la piega. La traccio direttamente col bulino. Da questo punto della linea prendo 11 cm da una parte, 11 cm dall'altra e faccio un'altra piega. 3 centimetri, altri 3 centimetri e altri 3 centimetri. Quindi anche da questo lato 3 centimetri, altri 3 centimetri e altri 3 centimetri. I primi due li segno, 1 e 2. L'ultimo lo taglio. Piego a fisarmonica questo e questo e faccio questo lavoro, ok? Quindi metto della colla su questo retro e metto anche dietro questo che sarà la parte sommitale. Importante, naturalmente, se non lo fate con le carte della Bobbanni, che non sia carta ma sia cartoncino.
piegate e appiccicate e lasciate appiccicare, dopodiché questo si aprirà e terrà in piedi il vostro ritratto, così. Passiamo adesso alla parte più divertente, la decorazione della nostra cornice. Dal libretto del 36 pattern Bobbanni prendo, come vi avevo anticipato, questo, e come sempre con voi fustello, perché a noi ci piace tanto fustellare, diciamo la verità. Ho inserito i miei tappetini, in un attimo le etichette perfette, adoro. Adesso faccio quella più piccolina e quindi andrò a sovrapporre l'una sull'altra. Non è carinissima? Yeah! E decido di posizionarla proprio qui al centro, ma prima di attaccarla vedo bene come sistemare tutta la mia composizione. E allora, un portafoto molto carino, che potrò usare anche in cameretta di Enzo, visti i colori, e che è molto molto adatto a questo autunno pieno di happiness, di contentezza, di felicità. Vedrete che foto bella che metto qua dentro. Sapete quando? Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Cornice intrecciata, questa tecnica che io chiamo a canestro è una tecnica che impreziosisce tantissimo la carta, la rende bella sostenuta, vigorosa, le dà veramente uno spessore tale da rimanere dura e coriacea, e quindi da poter accogliere non soltanto le nostre fotografie, ma poter supportare anche eventuali spolveramenti o cadute per terra. Insomma, è un modo carino e semplice per fare delle cornici con la carta. Vi metto qua il link di una cornice con la carta che feci molto molto tempo fa, quella mi pare proprio la feci con la carta pacchi, e anche questa può essere rivisitata in quella maniera un po' più grezza, vi dicevo all'inizio dell'intro, con la carta pacchi e magari delle foglie essiccate ripassate con lo smalto trasparente per le unghie, che così le rende belle vetrificate, e appiccicate magari sui bordi della cornice. Pensateci, perché è un accessorio autunnale per la casa che costerebbe veramente niente e che sarebbe davvero davvero carino. Questa è la mia proposta per oggi, spero vi sia piaciuta. Se il video ti è piaciuto, regalami un pollice in su, anche perché sono così malatina. No, scherzo, per pietà mai, E soprattutto, se vi piace il video, condividetelo sulla vostra pagina Facebook. Vi metto qua sotto anche il link del post che ho fatto per il blog Bobbanni tanto tempo fa oramai, questo progetto l'ho pubblicato quasi un mese fa. E quindi basta che dire, grazie sempre per farmi compagnia, grazie per tutti i messaggi di auguri che mi avete mandato per la mia febbriciattola. Io sto girando proprio stamattina e voi il video lo vedrete oggi pomeriggio, sono le 10 del mattino, quindi in tempo reale vi ringrazio per tutti, per tutta la gentilezza che avete avuto nei miei confronti, anche ieri sera durante il corso di disegno. Basta parlare, vi mando un enorme bacio e vi dico, ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!